Bene a tutti ragazzi, sono Typhon e ritorniamo oggi su EVO Online. Allora, siamo in tempi di guerra e la corporazione ci chiede di traslocare, quindi di portare tutte le navi dal sistema 00, NullSec, cioè sistema pericoloso dove si fa PvP, dove ci si spara, dove ci si ingaggia, e portarle in un sistema sicuro. Da lì poi inizieremo il traslocamento. Ora vi farò un piccolo brevissimo video e vi faccio vedere come prendo le navi e le trasporto da una parte all'altra, con la massima sicurezza. Speriamo che non mi scoppiano, bella. Allora ragazzi, come spiegato prima, in tempo di guerra dobbiamo sloggare, quindi vi faccio vedere come trasferire navi da una stazione all'altra, e lo faccio praticamente, vi faccio anche vedere le basi del volo su EVO Online. Su EVO Online ci sono due tipi di sistemi, adesso vi apro la mappa. Questa che vediamo qua è la mappa del sistema. Questo è il sistema, noi siamo a Catch, vedi qui. E noi dobbiamo portare le navi proprio esattamente a un sistema chiamato ISEC, che è Kebbers, che è questo qui, 05. Vuol dire che qui non ci si può ingaggiare, cioè se si ingaggia qui arriva la polizia e ti scoppia. E noi da qui, dove è un sistema che possiamo ingaggiare, quindi devo stare attento a trasferire le navi, perché se ci sta un nemico me la scoppia immediatamente. Allora, chiudiamo la mappa. Questa è la nostra stazione, prendiamo la nostra nave, il nostro bomber, mi devo trasferire tutti questi bomber qui che vedete, li devo portare alla stazione dell'altro sistema. Saliamo su Goku. Allora, ruotare, questa è la local. Che cos'è questo qui? Questo qui, questi qua sono i PG che sono presenti nel nostro sistema. Questo è un nemico, se questo mi becca, mi ingaggia, mi può ingaggiare, mi può scoppiare come io posso scoppiare lui. Però la mia intenzione non è cercare un ingaggio, bensì è portare la mia nave al sicuro, anzi le mie navi. Cominciamo subito, undock. Guardate che adesso proprio in diretta scoppio come una lampadina, eh? Così facciamo il video epico, facciamo. Allora, fuori dalla stazione, fermiamo i motori. Motori fermi, come vedete la mia artiglieria non è caricata, quindi non è pronta per ingaggiare. Questa è una nave cloccosa, però, cioè si può mettere in stilt. Quindi io che faccio? Questi sono i gate. Ecco, noi dobbiamo arrivare qua. Però non ci warpo direttamente qui, cioè non ci arrivo direttamente, perché se ci sono i rossi mi ingaggiano. E già ce ne sono due. Quindi devo vedere da lontano cosa succede. Noi ci mettiamo a 300 km da questo gate e vediamo un attimino. Allora, andiamo a 300 km sotto Kebbers, ma cosa importantissima, non ci facciamo vedere. Quindi io, pronto, mi clocco. Vuol dire che mi metto in stealth. Quindi il nemico sì, il nemico mi vede che sono in local, cioè che sono dentro questo sistema. Però non mi vede dal vivo, quindi non sa che sono lì che lo sto guardando. Ci mettiamo sul PvP, eccoli qua. Ce l'abbiamo qui, a 500 km da noi. E praticamente sta vicino al gate. Ce ne sta un altro. Io dico che ce la possiamo rischiare, possiamo andare dritti sul gate. Uno è andato via, perfetto. Abbiamo notato questo qua che sta a 500 km, ma sta distantissimo. Quindi noi possiamo andare sotto gate, quindi warpiamo a zero sul gate. Ovviamente una volta che arrivi a zero sul gate lo stilt si leva, quindi ti vedono, però in quel caso sei subito pronto a jumpare, non fanno in tempo a spararti e esploderti. Quindi io, come sono vicino al gate, vedi che praticamente il clock finisce, subito salto, sperando che il gate non entra salato, in quel caso sarebbero problemi. Però saltiamo e siamo sicuri sull'altro sistema. Cioè facciamo quella tratta che ho detto prima e andiamo a Kebbers. Qui siamo tranquilli, cioè qui non ci possono sparare. Cioè se ci sparano vengono automaticamente shottati dalla Concorde, che è la polizia locale. Qui andiamo sulla nostra stazione, che sta qui, e andiamo a posare il nostro bomber con tanta tranquillità.
Eccola qui la stazione nostra, dove possiamo doccare e lasciare il bomber al sicuro. Quindi cliccherò qui su dock, chiederò il permesso per doccare sulla cittadella. Loro ci daranno il permesso e ci faranno doccare. Una volta arrivato qui, che faccio? Scelgo dal mio bomber, quindi rimanco in pod. Quindi tasto destro, leave ship. E sono in pod. Come vediamo sul nostro inventario, sentiamo su ship hangar tutte le navi che sto man mano lasciando qui. Ecco il nostro Goku. Quindi possiamo sdoccare con il pod, entrare nell'altro sistema, prendere l'altra nave e riportarla qui. Fin quando tutte le navi sono state trasportate. Ora, se loro mi dovessero scoppiare adesso, poco male alla fine. Sono in pod, non perdo niente. Automaticamente mi troverei su questa stazione, rinascere qui. Quindi non sarebbe un grosso problema, a parte la loss, però dai. Ma non credo che nemmeno ingaggino i pod. Importantissimo non volare mai con il pod pieno di impianti, perché se gli impianti costano 200, 300 milioni, mezzo billion, un billion pari a un miliardo disc, se ti shottano il pod, ti ammazzano proprio, gli impianti vengono persi. Quindi è una loss pesante. Ed è cosa buona e giusta tenere il clone con gli impianti al sicuro. Ok, già abbiamo dentro Ed. Lui mi dice che comunque questo è un sistema di bassa security. Sistema completamente PvP. E quindi bisogna stare abbastanza attenti. Come andiamo dall'altra parte del gate, abbiamo un timer di clock di un minuto. Cioè, per un minuto non ci toccano. Abbiamo un Crow, che è una nave Chapter che è andata via. Comunque stava a 600 km di distanza. Via libera, perfetto. Home the barrier. Guappiamo alla stazione per prendere l'altra nave e riportarla su Kebbers. Questo è un piccolo brevissimo video per farvi vedere le basi LIV, su come muoversi, su come navigare. Eccoci qui sulla stazione, dove chiederemo di toccare. Premetto, questo non è una stazione, è una Fortizar cittadella. Però alla fine delle cose è come una stazione. Chiederemo di toccare, ci fa toccare. E niente, stesso procedimento per tutte quante le navi, fin quando non abbiamo l'hangar completamente vuoto. Ragazzi, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, spolliciate, commentate, ma soprattutto iscrivetevi se non siete iscritti. Un saluto da Typhon, bella.